A cosa servono le reti di sensori? Servono per esempio per raccogliere dati in ambienti anche, diciamo, difficili, e questi dati possono poi servire per sono dei parametri, possono servire per gestire meglio certe situazioni. Per esempio nel caso delle vigne è possibile, misurando determinati parametri, capire meglio la produttività di una vigna e cercare di capire come fare per migliorare la produttività della vigna e comunque in generale migliorare la qualità del vino, se per esempio l'uva è per produrre vino. Questo era un esempio. In realtà qua io vorrei parlarvi sostanzialmente di due cose un po' più specifiche. La prima è che sostanzialmente le reti di sensori wireless possono anche essere coniugate in una maniera, se vogliamo, un po' più semplice, nel senso che un sensore, per definizione semplicissimo, può essere un RFID. Adesso gli RFID sono sostanzialmente dei sensori a radiofrequenza che tutti noi abbiamo visto e vediamo attorno a noi, anche se magari non ci facciamo caso più di tanto. Per esempio questo oggettino qua è solo un esempio naturalmente, e sono estremamente diffusi oggi, tant'è che se andate a comprare un vestito trovate con buona probabilità, anche su vestiti molto economici, trovate l'etichetta con il codice a barre, e poi sul retro del codice a barre trovate questo oggetto. E questi oggetti cosa servono? Servono sostanzialmente, nel caso dei vestiti, più che altro servono per capire che se il vestito non viene rubato, quindi antitaccheggio. Però nel caso dell'agricoltura possono, così come anche in molti altri casi, possono essere usati per fare, per tracciare i processi. E quindi noi in particolar modo ci siamo occupati, abbiamo in corso un paio di progetti nei quali ci occupiamo di tracciabilità agroalimentare, perché naturalmente la tracciabilità, tra l'altro, è legge, quindi è obbligatorio sapere esattamente quali sono i diversi passi che sono stati effettuati per ottenere un certo prodotto. Quindi per esempio, se io ho una scatoletta di carne e per un qualche motivo questa scatoletta risulta adulterata, io devo sapere esattamente quali sono le altre scatolette di carne che possono essere adulterate nella stessa maniera. E è un problema perché per esempio nel caso della scatoletta il problema potrebbe derivare dalla carne, ma potrebbe derivare dalla scatoletta stessa, quindi io ho tutta una serie di componenti che vanno assieme. E poi l'altra cosa di cui volevo dirvi due parole era una cosa che stiamo cercando di fare adesso abbiamo chiesto un finanziamento per un progetto nazionale, vediamo se ce lo accettano, ed è sostanzialmente sull'agricoltura di precisione. Che cos'è l'agricoltura di precisione? E naturalmente in collaborazione con Agraria, perché noi non siamo esperti del campo naturalmente. L'idea è quella di utilizzare strumenti informatici per cercare di, non è un'idea nuova naturalmente, per cercare di utilizzare al meglio le conoscenze che si hanno per migliorare anche qui la qualità del prodotto finito in campo agricolo. Faccio un esempio. Se io ho una tenuta agricola abbastanza grande, non è detto che utilizzando la stessa quantità di trattamenti chimici, quindi agrofarmaci o altre cose, sull'area distribuita nella stessa maniera, non è detto che io ottenga la stessa produttività sull'area, sull'appezzamento. Può darsi che io sia obbligato invece a cambiare la quantità di agrofarmaci a seconda del punto dell'appezzamento. Come faccio qua per ottenere una cosa del genere? Anche qui ho bisogno di sensori, ecco perché i due argomenti sono in realtà strettamente correlati, e ci sono molti sistemi che utilizzano dei sensori, in questo caso molto spesso di tipo visivo. Sono per lo più telecamere o anche più semplici sensori che vanno a misurare la risposta a determinati marcatori, vengono chiamati appunto marker. E questi marcatori cosa sono? Sono legati al fatto che, per esempio, la pianta ha una risposta spettrale, quindi in ambito luce, sostanzialmente radiazione elettromagnetica visibile, quindi sia il visibile sia anche il vicino infrarosso, che dipende dallo stato di salute della pianta. Quindi per esempio, se io ho una pianta che è in buona salute, mi darà una certa risposta. Se ho una pianta che sta per manifestare dei sintomi di malattia, mi darà una risposta leggermente diversa. Se io riesco a prevedere
la malattia della pianta prima che questa si manifesti a tutti gli effetti, riesco a ridurre le perdite poi a livello di produttività dell'impianto.